hanno empatia, provano i vostri stessi sentimenti. Se voi siete tristi, il cane condivide la vostra tristezza e viceversa. La teoria della mente sa che cosa deve fare per farvi pensare qualcosa e sa che cosa voi state pensando quando lui fa qualcosa. La vera differenza è che noi ci chiediamo perché è così. Perché è così e perché siamo portati a chiederci da sempre il perché delle cose. La capacità di proiettarci al futuro, di vederci come esseri unici nel creato che hanno la capacità di vedersi non solo ora, ma programmare e spostarsi al futuro. E guardate che questa caratteristica, quella di potersi proiettare al futuro, è il segreto della felicità. La felicità è la capacità di immaginare qualcosa nel futuro. Se si toglie questa, come purtroppo accade in certe patologie, viene meno la capacità di essere felici. Ci sono tutta una serie di studi in psicologia molto belli su questo, da esperimenti banali, tipo giovani che avevano partecipato a uno studio, come premio veniva dato loro un buono per poter utilizzare per mangiare in un ristorante fantastico, come una cena tipo quella di ieri sera, così buona, e veniva chiesto loro se volevano andare subito quella sera stessa lì, il giorno dopo, oppure spostarlo di un mese o di tempi lunghi. E la maggior parte sceglie di spostarlo, perché l'attesa del piacere è felicità, cioè la capacità. Pensate, da un punto di vista evolutivo, cosa può voler dire questo? Se vivessimo per la gratificazione immediata, in realtà non ci sarebbe nessuna spinta ad andare oltre. E da psichiatra, quando vediamo i pazienti depressi che non hanno più la capacità di vedersi al futuro, tecnicamente si dice di infuturarsi, lì nasce l'angoscia insuperabile del momento. Quindi siamo alla fine anche noi macchine biologiche che rispondono all'ambiente, interagiamo con l'ambiente, con l'unica differenza che riusciamo a chiederci il perché delle cose, ma questo al contempo è anche una condanna, perché unici tra il creato, credo, siamo anche condannati appunto a confrontarci col senso della nostra finitudine. Grazie. Abbiamo per ultima Monica Maggioni, che è la redattrice del canale News, del News 24 della RAI, e l'abbiamo invitata proprio perché, non solo per la sua personalità di ex inviata di guerra, conduttrice e adesso direttrice, ma perché proprio un canale All News che va in onda 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno è il canale della complessità, non è più l'informazione come quando ero giovane, che era a quell'ora si guarda la televisione, a quell'ora si guarda il giornale, invece è una colonna sonora costante. I giornalisti del mondo dei mass media frammentato eravamo giornalisti capaci di seguire eventi. Sono crollate le Torri Gemelle perché hanno sparato all'arciduca a Sarajevo, perché noi lavoravamo sugli eventi. È successo questo perché adesso i giornalisti, nell'epoca di internet o nell'epoca dell'All News, e Monica dirige anche il canale internet della RAI, lavorano sui processi. Non è crollato l'iceberg, ma sta cambiando il clima, non ha grandinato a Firenze, perché ormai la gente lo sa, oppure i cambiamenti climatici o Ebola. E l'Ebola c'è da tempo. 86. E quindi quello che è il vero punto dell'informazione è quale processo. Lo stesso vale per l'informazione politica. Cioè, prima c'erano elezioni, vinceva Tizio, perdeva Caio, noi scrivavamo. Adesso la gente si sforza di capire che sta succedendo, funziona. Allora, ai miei tempi, quando facevo il direttore io, era facile fare un giornalismo di eventi, ma adesso, in quest'epoca della complessità, voi come ve la sbrigate? No, a parte che non era il secolo scorso, perché quando era il secolo scorso, una manciata di anni fa, però
La cosa che mi veniva in mente, e vi ringrazio per questo invito di stasera, è che così farei un piccolo pullman come quelli delle gite, mi porterei tutti i professori al canale, li chiuderei in un angolo per avere delle chiavi di lettura costanti su quello che succede tutti i giorni, e qua devo dire già copriamo un bello spettro dello scibile umano, tutto sommato. Ci serve solo lo sport, ma... professore, a meno che non può doppiare lei. Ma qual è il problema vero? È che poi noi quello che sentiamo come grande esigenza è effettivamente una capacità di decrittazione che corrisponda alla complessità del processo in atto, ossia mettersi a raccontare le notizie mentre succedono, al di là del farlo diventare una, come dire, un dato meccanico, uno lo fa, la racconta, la cosa che succede, ma sente contemporaneamente la responsabilità di restituirne appunto la complessità, ma lo deve fare in tempo reale, perché non c'è più il tempo di dire sì, ok, c'è l'alluvione a Firenze che però sconvolge per un attimo la città, perché i racconti dei fiorentini l'altro ieri erano, ma come, 5 minuti prima c'era un sole straordinario, ora c'è un sole straordinario e in mezzo è successo un disastro. E quindi io non posso dire sì, settimana prossima sentiremo il professor Jäger e con lui ragioneremo della complessità del clima. No, devi riuscire a rendere anche la decodifica e quindi la possibilità di comprensione immediata, esattamente tanto quanto è immediato il fenomeno. E questo in realtà a noi crea problemi costanti ancora di più in un mondo e in un momento in cui, Gianni, tu quando il professore si riferiva all'esempio del calcio, ovviamente ci hai fatto una spiegazione che metà di noi non ha assolutamente capito, perché la tua specializzazione calcistica è così forte che ci ha tagliato fuori tutti, ma in realtà quello che io poi ho sentito nel discorso del professore è una cosa che ripeto spesso, è che è impossibile continuare a fare giornalisti accettando la logica dominante, che è quella di tenere all'Inter o al Milan, perché quello che il mainstream ti chiede è, su ogni cosa, non di dirne appunto la complessità, ma di scegliere una parte. Ma perché devo dirti che sul clima è possibile scegliere una parte? Probabilmente no, ma anche su Ebola è abbastanza difficile scegliere una parte. Allora forse, ed è la ragione per cui ero molto affascinata dall'essere qui stasera e dall'avere la possibilità di sentire tutte le vostre voci, tutto il vostro ragionamento, era proprio questo. Cioè, in fondo, il mestiere del giornalista è un mestiere che ha a che fare ogni momento, ogni istante con la complessità, perché in fondo deve riuscire a ritessere un racconto del reale, a ritessere una narrativa del reale che deve tenere conto e deve riuscire a comprendere in sé ogni complessità. Penso a alcuni speciali TG1 che ebbi modo di fare con il professore qualche anno fa, quando ci raccontava come i meccanismi mentali dietro qualche grande delitto erano diventati la base di studio poi per quei delitti. Ecco, allora, dalla cronaca nera fino appunto al basilico che andremo a innaffiare, la complessità deve diventare un elemento chiave. E se mi posso permettere, spostando il tono anche su un altro piano, è la stessa complessità che forse si cerca di tenere insieme, oltre che come disciplina di studio, anche proprio come metodo, in questo luogo, nel momento in cui persone con formazioni così diverse fra loro si confrontano e lavorano insieme. Ed è quello che poi nel nostro lavoro, Gianni, alla fine dovrebbe e potrebbe essere la vera base metodologica. In fondo, la complessità è quella cosa che ti permette di andare di fronte alla realtà e restituirla per quello che è, nel momento in cui tu hai il coraggio di non sovrapporre ai feedback del reale un tuo pregiudizio, un tuo ragionamento a priori. E siccome quello è il più grande limite dei giornalisti, perché secondo me insieme all'ideologia c'è l'idea a priori, forse perché per tanto tempo ho fatto l'inviato e ho capito che tu parti al mattino con un'idea, poi esci là fuori e le cose che ti succedono sono altre, e forse l'unica vera capacità sta nel fatto di lasciarti attraversare da una cosa che contraddice
quello che era la tua idea di partenza. Ecco, allora penso che forse mettendo insieme tutta la, come dire, la vostra grande capacità poi di studiare sistemi complessi, mettendoci dentro un po' di capacità di racconto di chi magari non ha confezionato la storia prima ancora che la storia si realizzi, potremmo arrivare anche insieme a costruire uno storytelling del presente un pochino meno banale e un pochino meno polarizzato in fondo. Grazie Monica, e non vi manderemo a dormire tardissimo, anche perché molti di voi hanno domani ancora una giornata dura di lavoro qui, e avviamoci, diciamo, ancora con qualche riflessione dei nostri amici alle conclusioni. Però dove il professor Jäger chiedeva la parola, e quindi cominciamo da lui il giro finale. In effetti avevo una questione per lei, Pietro Petrini. Ascoltando, no? Alessandro Vespignani diceva: a un certo punto dobbiamo decidere se chiudere aeroporti. E francamente io ero in Cina, visitavo vari istituti che si occupano di vari disastri, clima e non clima, no? Dopo averne visti francamente tutto un numero, notavo che nessuno mi parlava dei problemi di pandemia, di cose tipo Ebola, no? Che lì era SARS e queste cose. E allora chiedo a uno che gestiva un istituto con 1.000-2.000 scienziati, lavoravano su terremoti, su incendi, su tutte le cose, e chi si occupa del problema delle grosse epidemie da voi? E lui dice tranquillamente: l'esercito. Ora in Africa di questi giorni l'esercito sta bloccando certe parti della città, e sono le parti dove vive la gente povera. La domanda che mi si pone a me, che vorrei passare a lei perché la risposta non la so: come possiamo essere capaci di accettare la complessità di una situazione, di non dimenticarla, perché è essenziale non dimenticarla, e allo stesso tempo di assumerci la responsabilità di decisione? Lo scienziato lì in un certo senso è privilegiato, noi possiamo stare in uno stato di dubbio su un sacco di cose dove altra gente deve decidere. E quando uno deve decidere però tende a scordarsi della complessità della situazione. E immagino che nella vostra ricerca questo sia un tema dove forse potete dirci qualche cosa. E prima di dare la parola ancora per la prima risposta al professor Petrini, buttiamo anche un altro elemento che non è emerso finora, professore, perché poi i dati di cui voi parlate di dati naturalmente pubblici, che studiate, che analizzate, ma per quello di cui ci stiamo occupando adesso noi diventa fondamentale sapere, quando tu lavori sui dati che ti servono per Ebola, ecco, ma che dati ti hanno dato? Chi ha accesso a quei dati? Chi controlla quei dati? Quanti pezzi di dati a Google, quanti ne ha Facebook, quanti ne ha lo Stato in Cina? E quanti te ne danno? E quanti ne danno alla Monica Maggioni? Quindi poi parliamo di dati, ma i dati sono merce, sono schedatura politica, sono informazione scientifica, con una sola parola indichiamo milioni di cose, sono un valore economico fortissimo, per cui tanti temi, professore. Risponde. Forse generalizzando si potrebbe parlare di come prendiamo le decisioni, sia per le decisioni di tutti i giorni che per decisioni che sono più hanno una rilevanza maggiore. Bene, anche in questo caso le conoscenze dei nuovi studi delle neuroscienze ci danno nuovi spunti di riflessione e mostrano come in realtà quando prendiamo una decisione ci sia questo gioco relativo tra emozioni da una parte e ragione dall'altra. Ci piacerebbe pensare che ogni qualvolta prendiamo una decisione, soprattutto quando è una decisione rilevante, quando è una decisione socialmente rilevante, non una decisione banale, tipo dove andiamo a cena, che insomma non ha poi grandi conseguenze, quando prendiamo una decisione importante, questa decisione sia pura ragione. In realtà non è così. Non è così, e noi siamo in un certo senso condizionati molto dal nostro assetto emotivo, ma lo sono persino i giudici, un argomento caldo questo di come prendono i giudici delle decisioni. Ci sono studi recentissimi che fanno vedere come i giudici, quando prendono una decisione,
siano influenzati da fattori esterni, se posso dire qualcosa, che fanno assomigliare l'essere umano molto a quello che è una pianta. Cioè, pensate che uno studio israeliano di soli 2 anni fa, quindi molto recente, su una casistica enorme di sentenze, oltre 1000, ha dimostrato che a parità di qualunque altro fattore, gravità del reato, gli anni del reo, sesso, eccetera, eccetera, a parità di tutti i fattori che potete immaginare, le sentenze erano più favorevoli se venivano prese nei primi 3 casi della mattina oppure nei primi 3 dopo la pausa caffè o dopo pranzo. Questo perché aumenta la glicemia, perché stiamo meglio, perché siamo più rilassati, perché si sono ripristinate quelle risorse cognitive che sono deplete, si chiama proprio ego depletion in inglese, cioè quando siamo sfiniti perché abbiamo lavorato a lungo, e questo è sistematico. Quindi forse la pianta che è predata troppo ha un meccanismo che non è così dissimile da quello dell'essere umano, che viene sovraccaricato di lavoro e poi a un certo punto è più portato a prendere decisioni sfavorevoli. Ma ci sarebbero molti altri esempi, potrei andare avanti, ma questo ci dice appunto come siamo influenzati dagli stereotipi, per esempio. Se abbiamo qualche Quindi caso non c'è una decisione pura. Adesso sappiamo che diciamo, no, aspetto la pausa pranzo. Professor Mancuso, ma è così? Sì. Ovviamente sono perfettamente d'accordo. Ricollegandomi a quello che dicevi prima, appunto la differenza fondamentale dell'uomo è che l'uomo si chiede perché e probabilmente diciamo e ha un modello del suo futuro, che sono queste delle caratteristiche straordinarie e tipiche della specie umana. Però il nostro funzionamento poi è legato al fatto che il nostro cervello è infilato in un corpo e questo corpo risponde alle caratteristiche dell'ambiente nella stessa maniera con il quale risponde il corpo di una pianta. E tant'è vero che io penserei che con un approccio tipicamente fisico, che è quello, no, di cercare di studiare i problemi nei loro modelli più semplici, che proprio lo studio delle piante potrebbe darci delle informazioni su come rispondono anche le nostre capacità cognitive in una maniera molto semplice. Quindi sono ovviamente perfettamente d'accordo su questo punto di vista, su questo non ci piove. Se posso dire, approfittare Prego. Del fatto che ho di nuovo la parola per dire un'altra per spendere un'altra parola a favore delle piante, non si fosse capito, mi piacciono tanto. Vorrei dire che le piante sono la quintessenza dell'organismo moderno. Cioè, sembra strano, sembra paradossale, dice: ma che dici, le piante sono roba antica, gli animali